molta determinazione, molta forza. Salutiamo anche la rana. Ovviamente, diciamo che, ad esempio, tanto per fare un esempio sulla non reazione, possiamo citare ad esempio la non violenza di Gandhi, che ha sconfitto gli inglesi fondamentalmente, no? Il Mahatma Gandhi, indiano, che è noto come il padre della nazione, in India, è stato di fatto un leader straordinario, se vogliamo. E ripeto, la non reazione si può utilizzare su vasta scala, sia su scala nazionale, mondiale, ma anche su scala individuale. Poi vedremo come. E fa parte, diciamo, della spiritualità. E per citare appunto il Mahatma Gandhi, che è noto anche in India come il padre della nazione, è stato veramente un leader straordinario che ha adottato questo principio della non reazione come arma per lottare contro l'oppressione britannica, fondamentalmente. E senza lui spargere un colpo, diciamo, ha ottenuto l'indipendenza dell'India dalla perfida Albione. Ha ottenuto, salutiamo anche la Faga, l'indipendenza dell'India dalla perfida Albione, che diciamo, questa filosofia, diciamo, della non violenza era il pilastro centrale, diciamo, dell'opera di Gandhi, no? Egli credeva che la non reazione fosse una forma superiore di resistenza. E in effetti così è, basata, diciamo, sulla forza interiore, che non si basa sulla violenza fisica, ma si basa sulla forza interiore. Questo principio, quindi, che dobbiamo imparare ad utilizzare, perché è riuscita ad abbattere, diciamo, l'impero britannico fondamentalmente, no? Quindi Gandhi, con la profonda convinzione che è riuscito a diffondere poi anche nel paese, incoraggiava, diciamo, il popolo indiano all'indipendenza, resistendo pacificamente, ma in modo deciso, al dominio coloniale britannico fondamentalmente. Quindi un'opposizione senza però mai ricorrere alla violenza. E quindi un elemento fondamentale, però, qual è stato? È stato l'unità, ovviamente. Salutiamo anche Betty Cottage, salutiamo anche tutte le persone che si collegano. Un elemento fondamentale in questo caso è stato proprio l'unità del popolo indiano. Quindi se noi lo facciamo, applichiamo, diciamo, la non reazione a situazioni personali, dobbiamo avere un'unità interiore, perché questo è ovvio, che l'unità interiore o l'unità, diciamo, di un popolo è la cosa che funziona. Cioè, Gandhi unì tra l'altro persone di diverse classi sociali. Ricordiamo che in India c'erano comunque, ci sono, adesso non ci sono più, ma comunque c'erano le caste, no? Quindi divisioni religiose, culturali. E questa grande, diciamo, questo grande messaggio di Gandhi fu quello di unire comunque religioni, culture diverse, classi sociali diverse, per formare un fronte comune contro l'oppressione britannica. E la sua capacità fu vincente fondamentalmente, perché poi i mezzi che utilizzava Gandhi erano lo sciopero della fame, la disobbedienza civile, le marce pacifiche. Queste azioni non violente, tra l'altro, hanno attirato, diciamo, l'attenzione internazionale, no? Sulla causa indiana. E quindi alla fine la perfida Albione, diciamo così, fu sotto, salutiamo anche Mailbox, fu sotto pressione anche un po' da tutto il mondo e fu costretta, diciamo, alla sconfitta, fu costretta al ritiro. Ma d'altra parte, se ci pensiamo bene, è anche il metodo col quale i primi cristiani sono riusciti a diffondersi. Beh, pensate al cristianesimo, attraverso fondamentalmente azioni di non violenza sono riusciti a diffondersi. Oggi è una religione che sta in piedi da 2000 anni. Questo è un altro sistema. Ovviamente queste strategie richiedono, ad esempio,
La risposta iniziale degli inglesi nel caso di Gandhi alla non violenza fu di repressione, no? Però tuttavia, però, man mano che la lotta non violenta andava avanti e il popolo, gli indiani, continuavano a mobilitarsi come diciamo succedeva anche con i cristiani, i cristiani contro l'impero romano, fondamentalmente gli inglesi in questo caso furono costretti a rendersi conto della potenza di questa forma di resistenza. E oggi talmente potente che oggi, se non erro, il primo ministro inglese è di origine indiana, appunto, quindi tanto per dare un esempio, no? E oggi l'India, va bene, è diventata una potenza che presto surclasserà, se non ha già surclassato, tutte le altre potenze, non fosse altro perché sono 1.400.000.000, quasi stanno superando i cinesi, credo che tra poco gli indiani supereranno i cinesi. Quindi, comunque, la fermezza di Gandhi nel rimanere pacifico anche di fronte alla violenza britannica lo rese un simbolo. Un simbolo per milioni di indiani, no? E quindi la non violenza è stata una forza inarrestabile, no? Nel processo per ottenere l'indipendenza. Gli inglesi presto si resero conto che con la repressione non potevano fermare la determinazione degli indiani e quindi col passare del tempo la legittimità degli inglesi venne minata fondamentalmente, no? Quindi se ne andarono poi, mi sembra all'inizio, alla fine degli anni 40 circa, non ricordo. Questo ovviamente possiamo utilizzarlo anche, come dire, nelle relazioni interpersonali, no? Possiamo utilizzare questo anche nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni con i narcisisti. Con i narcisisti, ad esempio, non serve a niente questo principio della spiritualità, perché è un principio esoterico, anche un principio spirituale, può essere utilizzato tranquillamente con i narcisisti. Con i narcisisti non bisogna mai lottare, ad esempio, narcisisti o persone che non ci vanno bene. È sempre negativo, perché, come dire, ti trascineranno nel fango, no? Ti trascineranno a lottare nel fango. E ovviamente questa lotta nel fango ti porterà a vivere situazioni estremamente negative, no? Quindi la capacità di non reagire impulsivamente, la capacità di restare calmi, è uno strumento potente, quindi per affrontare tutte le sfide della vita e anche per raggiungere una serenità interiore. Quindi il potere della non reazione è la migliore reazione, possiamo dire, perché in moltissime circostanze la migliore reazione è proprio non reagire. Il potere quindi della non reazione è la capacità di mantenere la calma, la capacità di mantenere il controllo interiore, quindi richiede una notevole forza interiore anche di fronte a eventi stressanti, situazioni, eventi, a persone che provocano. Ecco, questo è molto interessante, questo mai reagire alle provocazioni, ad esempio, di un narcisista, perché i narcisisti, le persone che provocano, questa tipologia di persone, bisogna levarsene dai coglioni. Il narcisista, tra l'altro, utilizza proprio il metodo della provocazione per farti reagire e poi magari farti vivere i sensi di colpa, no? Quindi noi non dobbiamo mai reagire alle provocazioni e mai lasciarsi prendere dall'impulso, fondamentalmente. Ma questo, d'altra parte, vale in qualunque circostanza, come dire, anche se uno, come dire, reagisse, conviene sempre reagire a ragion veduta, fondamentalmente. Dobbiamo avere una consapevolezza, dobbiamo dare, diciamo, mantenere il controllo interiore di fronte a eventi stressanti, situazioni stressanti, persone provocatorie. Questo implica veramente una grande forza. La non reazione non significa evitare i problemi o ignorare i problemi, ma piuttosto significa avere una reazione ponderata e ragionata. Noi dobbiamo sempre avere una reazione ponderata e ragionata, ma d'altra parte questo vale anche
negli sport da combattimento, ad esempio, no? In uno sport da combattimento dove sembrerebbe che la violenza, diciamo, la fa da padrone, in realtà non è così, perché chi si lascia prendere dall'impulso, chi agisce in modo sconsiderato, è normalmente perdente, perché il vincente è la persona, in questo caso il combattente, che sa combattere in modo lucido, in modo razionale, che sa arretrare quando è necessario, ma anche nelle strategie di guerra, no? Se vi andate a leggere le strategie di guerra di Sun Tzu, vedete che non ci sono mai reazioni, diciamo, impulsive, non ci sono mai reazioni, diciamo, che possano essere reazioni dettate dall'impulso, perché l'impulso ci porta inesorabilmente ed inevitabilmente a fare le scelte sbagliate. Quindi, come dire, anche un serial killer, per dire, o un killer, non agisce d'impulso, agisce in modo ragionato, no? Questo per dire che la non reazione, da questo punto di vista, è una cosa fondamentale. Quindi questo presuppone il dominio delle nostre emozioni. Questa è la grande sfida, imparare a dominare le emozioni. Perché gran parte del potere della non reazione risiede proprio nel dominare le emozioni, che non significa dominare e mettere in gabbia. Dominare significa imparare ad utilizzarle, perché ovviamente le emozioni possono essere forti, possono essere travolgenti, ci possono spingere a reagire impulsivamente, però il problema qual è? Che se ci permettiamo o consentiamo alle emozioni di governarci, rischiamo di agire in modi che possono darci delle conseguenze negative. Non dobbiamo mai lasciarci trascinare dalle emozioni. Sì, al momento non reagire alla provocazione, in un secondo momento bisogna provare a ragionare o fare altre cose, ma l'importante è che non si reagisca impulsivamente, perché la reazione impulsiva è quella che normalmente provoca danni, che non significa, come dire, anche, ripeto, anche nelle situazioni di guerra, no? Un esercito che agisse impulsivamente sarebbe destinato a essere sconfitto fondamentalmente. Ma mi viene in mente, nel caso di guerra, il tentativo di invasione di Hitler della Russia, no? I russi fecero una cosa illogica, ma che avevano molto ragionato ed era una cosa logica, diciamo, no? Arretravano bruciando tutte le loro case, le loro cose, cioè arretravano davanti all'avanzata tedesca distruggendo praticamente le loro case, le loro abitazioni, le loro fabbriche, le loro strade. E uno dice, quelli si autodistruggono? Quindi questo è evidente che è un qualcosa di controintuitivo, è un qualcosa che non è intuitivo. Eppure arrivarono a un certo punto che praticamente il grosso dell'esercito tedesco si trovò impantanato, diciamo, in mezzo al nulla, dove loro poi avevano tagliato i viveri dietro e praticamente li fecero morire di fame, praticamente, no? Andarono poi al macello perché vennero poi macellati fondamentalmente, no? Ma se avessero cercato invece una reazione, un contrasto, non sarebbero riusciti a sconfiggerli. Probabilmente l'esercito tedesco era più forte militarmente, però essendo rimasto impantanato, poi divennero carne da macello, ma li macellarono quando era il momento giusto. Questo è il concetto, no? Quindi dobbiamo imparare a dominare le nostre emozioni. Quindi la pratica della non reazione, diciamo, ci permette di osservare le emozioni che emergono senza di fatto rimanerne travolti. Questo ci dà il tempo, ovviamente, di analizzare razionalmente la situazione e di scegliere una risposta adeguata. Scegliere una risposta adeguata, una risposta logica, una risposta che possa essere vantaggiosa. Poi è evidente che la prima reazione impulsiva
e probabilmente è quella sbagliata. Quindi questo è un principio della spiritualità, ma che ha delle connotazioni pratiche molto importanti, sia alle rivoluzioni, ad esempio l'esempio di Gandhi, ma ad esempio anche delle guerre, per dire, o anche ad altre situazioni, alla gestione di relazioni difficili, alla... Rosy oggi lavora in tangenziale, hai cambiato lavoro in tangenziale adesso, Rosy, hai cambiato strada, diciamo. Adesso stai lavorando in tangenziale. Bene, con Stella Marina forse, anche lei spesso in tangenziale oppure in autostrada. Ecco quindi che questo è un altro punto molto importante, no? La non reazione ha un impatto significativo sulle nostre relazioni interpersonali, ad esempio. Ad esempio, spesso quando qualcuno ci critica, ci attacca, diciamo che la nostra reazione naturale sarebbe quella di difenderci brutalmente o attaccare a nostra volta, però questa risposta, diciamo, aggressiva può spesso, diciamo, acuire i conflitti, può danneggiare le relazioni. Invece, se noi riusciamo a non reagire impulsivamente, questo ci permette di, anziché scatenare, diciamo, una spirale poi di rancore e di aggressività, ci permette di trovare la soluzione vincente, fondamentalmente. E la soluzione vincente è sempre quella, diciamo, che ci può portare dei vantaggi da questo punto di vista, ci può portare dei grandi vantaggi. Quindi impariamo quest'arte della non reazione, perché è veramente un punto fondamentale. Quindi la non reazione talvolta ci permette anche di ridimensionare la situazione, di vedere le cose da una prospettiva più ampia, affrontarle con maggiore calma, maggiore compostezza. È un'abilità che dobbiamo imparare per gestire meglio lo stress, per gestire meglio l'ansia, quindi mantenere un equilibrio emotivo. È anche un allenamento per avere un'emotività più stabile, una maggiore serenità, diciamo, nella nostra vita quotidiana. E quindi è anche collegata allo sviluppo della spiritualità. La non reazione è anche collegata allo sviluppo della saggezza, che non è buonismo, non è... pacifismo, non c'entra assolutamente nulla col buonismo e col pacifismo. Ripeto, anche se andate a leggervi L'arte della guerra, o se andate a leggervi o andate a vedere ad esempio le azioni che ha fatto ad esempio anche la Russia nella seconda guerra mondiale con l'invasione tedesca, per dire, tante situazioni di questo genere, ci fanno capire che diciamo, quando non riusciamo a reagire impulsivamente, dimostriamo forza, dimostriamo controllo su noi stessi, e questo, diciamo, ci permetterà poi di agire in modo ponderato, molto più efficace. Ci aiuta a sviluppare la saggezza, ci aiuta a sviluppare, diciamo, la chiarezza mentale, e anche ci dà un segno di forza, di maturità emotiva, di maturità spirituale, e quindi vivere meglio la vita, fondamentalmente. Quindi il potere della non reazione è una preziosa risorsa per stare bene, per essere felici, per essere meno stressati, e dobbiamo quindi imparare a dominare le nostre emozioni. Dobbiamo essere noi i padroni di casa nostra, fondamentalmente, se vogliamo utilizzare dei risultati importanti, se vogliamo raggiungere degli obiettivi. Quindi imparate a sviluppare questa tattica, imparate a sviluppare questa tecnica, e vedrete che i risultati che otterrete saranno veramente il top, saranno risultati grandiosi che vi consentiranno di raggiungere dei risultati che neanche la vostra più fervida immaginazione pensava di poter raggiungere in qualche modo.